Bonini. Certo, ma Bonini. Lei non lo deve... Lei con quella... Allora, lasciala parlare! Lasciala parlare! Va bene, ma poi... Vai a cagare! Vedrai che poi il pubblico giudica! Abbi rispetto! Se la lavi prima di nominarlo! Se la lavi! Se la lavi prima di nominarlo! Coraggio, dai! Ma lei deve avere prima di nominarlo! Sentiamo un secondo! Vai a cagare su Luciano Vincenzo, un attimo! No. Un attimo! Luciano Vincenzo, ti prego! Allora. Datti da fare! Bigolo! Bigolo negro! Complimenti! Testa di evviva! Allora! Evviva! Allora! Posso parlare? Magari! Ma parlare? Con quella bocca lei ha già parlato anche troppo! Vincenzo, non ha neppure cominciato! Ma mi faccia la cortesia! Sei vecchio rincoglionito! Comprati una tonda di famiglia, cretino! Buoni! Buoni! Dai, coraggio! Dai, coraggio! Ma no, non facciamo... Dai, non buttiamo in vacca tutto! Vincenzo, dai! Allora, mi fa carità. Dai, che poi non è neanche credibile questa cosa, certo. Capito? Allora, beh, dai. Vorrei che sia credibile che ascoltare un avvocato di questo genere. No, ma la tua, ma scusa, Vincenzo, la tua posizione, la tua posizione si valorizza in presenza di, diciamo, di un soggetto così distante da te. Certo, prego. La tua posizione dai. Sul batter si valorizza. Certo, coraggio. Bene, e si faccia un bidet. Okay. Ma dai. Beh, amore, prendi una purghetta perché c'ha le faccia da stipico. Brava, la prenda lei. La prenda lei. È un mesetto che non a me è non serve, abbiamo avuto una cosa vuole leggere lei che poi è diventata una cosa vuole leggere Vincenzo un attimo lascia che completi un attimo il suo lascia che finisca di parlare non è così difficile non è difficile Vincenzo dai un bel nome da frocio certo bene non tanto come lei Vincenzo dai minchia tanto bene cara non procediamo paradiso basta, dai. Cerchiamo di parlare. Cerchiamo di usare, diciamo, l'orifizio certo. Giusto per parlare. Paradiso. Dai, Lincenzo. Buono. Lincenzo, amore mio. Certo, Lincenzo, tesoro. Ecco, brava.